bentrovati, gentili telespettatori. Grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tanti titoli, tante le notizie importanti che andremo poi ad analizzare nel corso del notiziario. Una tragedia a Jesolo, muore un turista che è caduto in acqua, ma parleremo anche di un grave incidente stradale che si è verificato nella mattinata odierna in provincia di Udine. Maltempo, un ferito nelle piccole Dolomiti. Ancora richiedenti asilo, pensavate che l'ondata dei migranti fosse terminata? Beh, no, forse quella via mare, ma è ripresa davvero in maniera massiccia quella della rotta balcanica. Pensate, 60 i richiedenti asilo che sono stati fermati quest'oggi sul Carso Triestino. Buoni spesa a sostegno delle famiglie, delle persone in difficoltà, un'iniziativa curata dal comune di Pordenone. Ancora parleremo di arresti, parleremo di viabilità, parleremo di sicurezza e anche di economia con i dati del terziario che riguardano il territorio del Azzanese. Oggi la presentazione al teatro Mascherini proprio di Azzano Decimo. Andiamo con ordine alla domanda: migranti servono i droni, cioè apparecchi volanti senza piloti per fermarli? Sei d'accordo? Sì, il 79% di voi, no, il restante 21%. Fa discutere una sentenza da parte, diciamo così, della magistratura italiana, in particolar modo del Tribunale di Venezia, che dice così: non hai i requisiti di profugo, ma il giudice lo fa restare in Italia. Perché? Perché è integrato. Questo è appunto il responso del giudice. Quindi è ben integrato, non ha i requisiti di profugo, ma dal momento, insomma, che non ha combinato problemi, non ha avuto fastidi, non ha dato fastidi agli altri, anzi è integrato nel tessuto sociale, può tranquillamente rimanere in Italia. È ben integrato, quindi può restare in Italia. Questa è la motivazione che ha spinto un giudice del Tribunale di Venezia a regalare il permesso di soggiorno ad un immigrato del Mali, anche se questo non aveva i requisiti per ottenere lo status da rifugiato. A detta della toga, il giovane si è integrato così bene che se dovesse essere espulso dall'Italia, la sua vita privata riceverebbe un danno sproporzionato. Quindi, insomma, lo teniamo nel nostro territorio per queste motivazioni. Cosa ne pensate? Siete d'accordo? SMS e WhatsApp, la nostra email, la diretta streaming, Facebook ed Instagram, i nostri canali social per condividere le notizie, commentarle, per dire la vostra anche sui quesiti che ogni sera vi sottoponiamo all'attenzione. Apriamo allora il telegiornale. Tragedia ieri sera a Jesolo, un turista sul pontile si è scattato una foto con la moglie ma è caduto in acqua ed è quindi morto. Il primo servizio. Un turista tedesco di 47 anni ha perso la vita ieri sera a Jesolo, località dove si trovava in vacanza. L'uomo, mentre era in compagnia della moglie e dell'amica, infatti finito in acqua, morendo annegato. La tragedia è avvenuta nel tratto di spiaggia situato nei pressi di Piazza Brescia. Pare che il turista fosse intento a scattarsi alcune foto sul pontile, probabilmente il celebre selfie, ossia l'autoscatto con il telefonino, quando improvvisamente sarebbe scivolato finendo in acqua. Potrebbe aver perso l'equilibrio una volta in mare, anche a causa delle forti onde, non sarebbe più riuscito a risalire. Le due donne che erano con lui, dopo vari tentativi di salvarlo, hanno quindi chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul fatto indaga la Polizia di Stato. Grave incidente stradale questa mattina in provincia di Udine. Allora vediamo i particolari nel servizio di Omar Costantini. È grave, ma per fortuna fuori pericolo di vita, l'automobilista protagonista questa mattina di un incidente lungo la strada regionale 463 a Maiano. L'uomo alla guida dell'auto è stato letteralmente centrato da un auto articolato. A causare il sinistro sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico del mezzo pesante che inevitabilmente ha perso il controllo invadendo la corsia opposta. Nell'incidente è stata coinvolta anche una seconda auto che è finita nel fosso laterale per evitare i mezzi che sbarravano la sede stradale. All'opera i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, il personale del 118 con due ambulanze, oltre all'elicottero fatto atterrare per l'emergenza. È stato portato anche per accertamenti al vicino nosocomio di San Daniele l'autista del TIR.
La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi. Valanga sulle piccole Dolomiti, conclusa la bonifica al confine tra Veneto e Trentino, il bilancio è di una persona ferita. Si sono concluse ieri nel tardo pomeriggio le operazioni di soccorso e di bonifica della valanga staccatasi in mattinata sulle piccole Dolomiti nella zona di Pra degli Angeli, Boale dei Fondi, nei pressi del rifugio Campogrosso a confine tra Trentino e Veneto. Il distacco nevoso, con un fronte di circa 100 metri e una lunghezza di circa 400 metri, ha travolto parzialmente uno sci alpinista, un 61enne di Valdagno, che stava salendo da solo, recuperato e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'allarme al numero unico per le emergenze 112 è stato dato verso le 11:30 di ieri mattina da una persona che ha assistito al distacco senza venirne coinvolta. Fin da subito si è temuto che sotto la valanga potesse esserci qualcun altro, poiché sul posto sono stati trovati diversi oggetti prima di riuscire a far chiarezza sul numero esatto degli sci alpinisti presenti al momento del distacco, 7 in tutto. Il coordinatore dell'area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha chiesto l'immediato intervento dell'elicottero, che ha fatto sbarcare sul posto il tecnico di elisoccorso, l'unità cinofila e l'equipe medica. Per prima cosa è stato prestato soccorso alla persona ferita, stabilizzata in barellata e trasportata all'ospedale di Trento. Vista la dimensione importante della valanga, tre elicotteri hanno effettuato numerose rotazioni per portare in quota il personale del soccorso alpino proveniente da diverse aree operative del Trentino e sei unità cinofile, per un totale di più di 70 operatori coinvolti. Nessun mancato rientro è stato segnalato, né sono rimasti presenti nei punti di partenza dei sentieri macchine, ma in via precauzionale tutte le segnalazioni delle aree di sondaggio sono state lasciate sul posto. Emergenza richiedenti asilo, come già si diceva nelle precedenti edizioni, l'abbiamo ribadito anche oggi. Forse è terminata, almeno per adesso, l'emergenza via mare, anche se la crisi della Libia ha riaperto un fronte incandescente, nonostante insomma Salvini tenga ben chiusi i porti, ma abbiamo visto insomma gli scontri che ci sono stati nei giorni scorsi con il collega, il ministro Trenta. Beh, è ripresa invece a gran voce, ma soprattutto in maniera importante, la rotta cosiddetta balcanica, quindi dalla Turchia a questi richiedenti asilo che risalgono i cosiddetti Balcani ed entrano dal territorio carsico, o almeno tentano di entrare in territorio italiano. Ebbene, 60 oggi sono stati bloccati sul Carso Triestino. Circa 60 clandestini sono stati rintracciati questa mattina nei pressi di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, dalla polizia e dai carabinieri, mentre piccoli gruppi camminavano lungo le strade e sentieri della zona, dopo aver varcato illegalmente l'ex confine con la Slovenia. Un primo gruppo, una ventina di persone di origine pakistana, è stato individuato dalla polizia e accompagnato alla caserma di Fernetti, dove sono state avviate le procedure di identificazione. Nel corso della mattinata altri due gruppi, per un totale di 40 persone, sono stati rintracciati invece dai carabinieri e trasferiti nei locali della polizia marittima, dove sono in corso analoghe procedure per l'identificazione. Queste anche le immagini girate dal collega Costantini, che ci dimostrano come al confine l'attenzione sia massima, soprattutto da parte degli agenti di polizia, dei carabinieri, di tutte insomma, le forze impegnate insomma, nella lotta al traffico insomma, di esseri umani, no? Quindi appunto richiedenti asilo, che poi insomma, sono vittime spesso appunto, di vere e proprie tratte. Buoni spesa destinati ai bisognosi. Allora ci trasferiamo a Pordenone, vediamo il sunto della conferenza stampa e le interviste ai diretti protagonisti. Per le famiglie povere in carico ai servizi sociali di Pordenone arriva un aiuto significativo. Il Lions Club Naonis ha raccolto 12.000 euro durante una serata di beneficenza. Parte della somma è destinata a aiuti internazionali.
Il restante, e precisamente 8.000 euro, sono destinati a buoni spesa per i bisognosi della città. Di buoni spesa che verranno, diciamo così, convogliati alle famiglie di Pordenone in difficoltà con figli minori a carico. Questo è il servizio che noi, come siamo orgogliosi di questo, il servizio che la nostra associazione fornisce sul territorio. A gestire l'assegnazione dei bonus è l'assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo. Chi sono i beneficiari? Beh, innanzitutto sono i bisognosi. Bisognosi si intende persone povere che non hanno di che mantenersi. È chiaro che questa iniziativa è un'iniziativa importante perché va a alimentare e a supportare già altri provvedimenti che il Comune e l'amministrazione fa. È importante perché consente al povero di andare non solo a prendere la borsa della spesa, ma anche la possibilità di prendersi i materiali per la pulizia, piuttosto che quelli della pulizia personale, ma anche quelli della casa. Una parte dei prodotti alimentari è già stata consegnata ai beneficiari dalla Coop che partecipa all'iniziativa. Il restante verrà distribuito in buoni acquisto. Sindaco, Comune a fianco di questa iniziativa. Io non posso che ringraziare sentitamente il Lions per l'attività che svolge durante l'anno, attività culturale, aggregativa, che però poi produce questi frutti virtuosi. Significa dare ossigeno, aiuto, sostegno a famiglie bisognose che esistono anche a Pordenone. Significa fare un'attività integrativa rispetto a quella dei servizi sociali che assistano tante famiglie, tanti bambini, persone in difficoltà, in casi di emarginazione sociale, dove talvolta fare la spesa può diventare un vero problema. Pakistano arrestato a Gorizia per danneggiamento ed aggressione. Allora scopriamo i contenuti nel prossimo servizio. La polizia di Stato di Gorizia nella giornata di ieri ha tratto in arresto un 29enne pakistano per reati di danneggiamento aggravato, violenza privata, attentato a lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio. L'attività effettuata da parte della squadra volante della locale questura ha avuto inizio poco prima di mezzogiorno, quando l'uomo si è presentato in via Vittorio Veneto presso l'azienda per i servizi sanitari ai fini dell'espletamento di alcune pratiche. In tale occasione il pakistano, per futili motivi, si è adirato nei confronti di due dipendenti addette allo sportello e rimasto solo con le stesse ha dapprima danneggiato due vetrate con una sedia per poi irrompere nell'ufficio brandendo la stessa. Un utente, entrato fortunatamente in quel momento, si è avvicinato all'uomo bloccandolo ed impedendo che si avvicinasse alle vittime. Un equipaggio del servizio di controllo del territorio, allertato dai presenti, è prontamente giunto sul luogo dell'evento, ha definitivamente fermato l'aggressore, successivamente accompagnato in questura per le pratiche di rito e sottoposto agli accertamenti. Al termine dell'attività, il 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un albero per il nostro bene amato sindaco, recitava così nei giorni scorsi un post Facebook, così messo, pubblicato dal consigliere comunale e regionale del Partito Democratico Nicola Conficoni. Il nostro sindaco Alessandro Ciriani ha preso la palla al balzo, vedete, e guardiamo oggi che cosa ha fatto proprio in una delle aree di Pordenone. Buongiorno a tutti, ci troviamo in un'area simbolica che è uno dei parcheggi della fiera per piantare questo simpatico alberello che ci ha donato il consigliere comunale nonché regionale Nicola Conficoni come monito all'amministrazione che sta tagliando gli alberi. Noi siamo i cattivi che tagliamo gli alberi, lui invece li regala alla città per consentire di aumentare il polmone verde. Quindi in quel buco che abbiamo scavato pianteremo questo albero. Però questa è un'operazione che è un misto, insieme all'amministrazione comunale, un misto, un'operazione verità e goliardia. Perché? Quest'area riceve un simbolo perché nel dicembre del 2014... Chi era sindaco nel 2014? Ah, Pedrotti, è vero. E chi era assessore nel 2014? Conficoni. E c'è un articolo del Messaggero che dice fiera, strage di alberi per il parcheggio nel parco fluviale. E questo era il cantiere. Cioè un'area in cui c'erano aceri, arbusti, piante, fu completamente rasa al suolo per fare spazio ai parcheggi della fiera. Ora, che questa operazione sia stata giusta o sbagliata, non spetta a me dirlo, ma ricordo che al tempo, forse io dimentico qualcosa, non ci furono né cortei, né proteste, né qualcuno consegnò alberi ad altri. Ma andiamo avanti. Si arriva ad un altro articolo che ho pescato su internet. Pordenone, via tutti gli alberi per realizzare il parcheggio dell'ospedale. Il progetto è del 2015. Chi era sindaco nel 2015? Pedrotti. Chi era assessore nel 2015? C'era Conficoni?
c'era Conficoni e avevano tagliato gli alberi. Poi, dopodiché, quando si tirarono via gli alberi, una trentina furono salvati perché il cantiere partì nel 2016 e furono salvati e furono piantati qui dall'amministrazione Ciriani. Un centinaio furono tagliati. Vi ricordate? Ci sono state manifestazioni in quell'anno per il taglio degli alberi? Si sono incatenati? Qualcuno ha regalato alberi ad altri? No, non si sono incatenati. Ma io vorrei anche ricambiare il regalo a Conficoni. Io la ringrazio per questa pianta. Gli farò consegnare in Consiglio regionale un pesce ricco di fosforo. Il fosforo fa bene alla memoria e la memoria è un elemento essenziale per chi fa politica. La memoria gli va rinfrescata perché nel piano urbano della mobilità sostenibile, e parliamo in questo caso di Viale Marconi, il progetto approvato dall'amministrazione Pedrotti, dove se non sbaglio l'assessore si chiamava Conficoni, si prevedeva il taglio degli alberi, mettendoli pochini a centro strada, come prevede questa amministrazione. Ma evidentemente, da passaggio dal centro-sinistra al centro-destra, quei tagli prima erano legittimi, adesso diventano evidentemente illegittimi. Ma dico di più, anche per fare la rotonda in piazza Duca d'Aosta sono stati tagliati alberi. E chi ha fatto la rotonda in piazza Duca d'Aosta? Pedrotti, vero? E se non sbaglio, l'assessore era Conficoni. Ecco, tutto questo per dire, mettendolo un po' in ridere, ma in realtà è una cosa molto seria, che quando si fa politica la coerenza non è un optional. Questo dunque Alessandro Ciriani, sindaco della città di Pordenone. E passiamo ad analizzare un altro argomento, pista a pista, perché arrivano i bersaglieri. Matera 2019, 67esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che si concluderà poi il 19 maggio. Sicuramente importante la delegazione, la rappresentanza che offrirà la destra Tagliamento, Pordenone in particolare. Non poteva non mancare a questo appuntamento Alfredo Imbimbo, presidente dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, sezione di Pordenone. Colonnello, ben ritrovato. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, ci dia qualche anticipazione, perché mi sembra che domani all'alba si parte. È vero, direttore. Domani mattina alle 5.30 partiremo con un pullman da Pordenone, con anche rappresentanze non solo della sezione di Pordenone, ma anche di rappresentanze dei paesi vicini. Abbiamo Azzano Decimo, Fiume Veneto, Zoppola, Cordenons, e un altro pullman partirà da Prata nei prossimi giorni. Saremo giù circa 300 solo della provincia di Pordenone, e arriveremo giù con due pullman, ma anche con tante auto e pulmini. È un raduno importante in una località importante. Matera è stata eletta città della cultura 2019, quindi quale migliore location per fare questo? Ecco, questo è il nostro locandina del raduno. Saremo giù, sono previsti almeno 100.000 persone partecipanti tra bersaglieri e familiari, ed è un grosso problema di viabilità in quel periodo, tant'è che hanno dovuto modificare più di qualche volta l'itinerario di sfilamento, perché proprio non c'è la possibilità materiale di far arrivare tutti insieme queste persone. Noi bersaglieri di Pordenone poi siamo più che mai fieri e orgogliosi di portare in giro lo striscione dove è riportato il logo della città e la scritta Pordenone. Dal 1907 esiste questa sezione di Pordenone, e quindi quando sfileremo, sappiamo che quando sfiliamo per quelle strade, quanti militari, quanti giovani italiani hanno fatto il servizio militare con le fiamme da bersagliere a Pordenone. E tutti quanti ci applaudono e ci hanno piacere di salutarci. Pordenone, foto, ecco, Pordenone, ecco, questo è il raduno, quando ci fu il raduno qui a Pordenone nel 2008, ebbe un grande successo, anche quello è stato uno dei più grandi raduni. Siamo giù, noi partiamo domani, che è giovedì, faremo una serie tutte le giornate. Domani mattina, cioè il venerdì mattina, già arriva il medagliere nazionale in quel di Matera, saremo lì alla cerimonia, poi ci sono tanti altri concerti, fanno anche le mostre, ma anche delle maratone, arrivano tante pattuglie ciclisti e quant'altro. E quindi siamo veramente orgogliosi e fieri di poterci essere, pur se il viaggio è lungo. Infatti faremo 5 giorni, perché solo per andare ci vuole una giornata e un'altra giornata per tornare. Non è dietro l'angolo. Comunque ce la mettiamo tutta e siamo. Che sensazioni, colonnello, si prova appunto alla vigilia della partenza? Cioè, è sempre ogni adunata, no? Ogni raduno è praticamente a sé, no? Oltre. Le emozioni sono tante, c'è l'orgoglio, c'è la spinta, c'è il fatto di aver prestato, insomma, c'è servizio
C'è la passione, la passione di avere, di ritrovarsi con tanti amici, colleghi, commilitoni con cui si è trascorso una parte della nostra vita, quella che tra l'altro era la gioventù della nostra vita. Ed è, si aspettano queste giornate per incontrarsi, abbracciarsi, e si rivedono persone che dopo 30-40 anni non si era mai viste. E quindi è un effetto, un'emozione incredibile. Ci sono varie attività anche particolari, poi serve anche per scambiarsi le proprie esperienze, ognuno nella propria località. E poi l'anno prossimo c'è una grande adunata a Roma. Domani, l'anno prossimo, nel 2020, saremo in quel di Roma, e non verrà fatta in questo periodo a maggio, ma verrà fatta a settembre. Perché a settembre? Perché a settembre c'è l'anniversario di Porta Pia. Ah, sì. Noi, ecco, la nostra piazza Pordenone si chiama Piazza 20 Settembre e ricorda proprio quell'evento, il 20 Settembre, Porta Pia, la breccia di Porta Pia. Ce la ricordiamo. Quindi noi andiamo orgogliosi della nostra città, del nostro bersaglierismo. Ricordiamoci che Pordenone, ci hanno fatto il militare 80.000 giovani italiani, hanno fatto il militare con le fiamme da bersagliere. Quindi tutti hanno piacere di rivedere questa scritta, certo. E noi la portiamo orgogliosamente con noi in giro per tutta Italia. Presidente, ci faccia sapere ovviamente come andrà questo raduno. Intanto la ringrazio, grazie al colonnello Alfredo Imbimbo, presidente della Società Nazionale dei Bersaglieri, sezione di Pordenone. Grazie, e torni insomma più forte di prima e di ora. Pretendiamo legalità a scuola con il commissario Mascherpa, fa capolinea a Spoleto, premiare i vincitori, il capo della polizia, tra i premiati anche la scuola primaria Buodo di Pravis Domini, che proprio oggi è stata visitata dal questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odoriso. Allora, il nostro Davide Muccillo ha voluto fare insomma una sorta di mosaico di composizione insomma dei filmati che giustamente insomma la scuola attraverso la Polizia di Stato ci ha fatto pervenire. Io ho visto insomma l'attesa degli insegnanti, della dirigente scolastica, ma poi soprattutto anche dei genitori stessi. Questi giorni l'hanno vissuta proprio come fosse qualcosa che usciva anche dalle famiglie, e come è stato detto prima giustamente è così. Perché senza l'aiuto delle famiglie risulta impossibile realizzare cose simili. Sicuramente un plauso alla scuola, perché avete saputo lasciare bene questi bambini, portarli a vincere un premio internazionale, che a provvisorio non è che succeda proprio tutti i giorni, anzi è la prima volta nella storia. Il tempo prevede avere un'accezione per volta, non diciamo negativa, però si pretende qualcosa dagli altri. E invece viene messo in evidenza nella grafica diamo, quindi ciascuno di noi diamo, prima di pretendere, poi nel momento in cui ciascuno di noi dà il proprio contributo di legalità, allora posso cominciare anche a, usando questo verbo, pretendere con gli altri. Però cominciamo ciascuno di noi a dare. Infatti i concetti espressi da lettera d'arte sono concetti minimi, proprio si parte dalla base, non so, io prima... Non sono messi da contenuti, ma sono pesanti, certo. Cioè minimi dello scritto, ma pesanti nel contenuti. Insomma, io pregato lo scelto che ti ho pregato la curva, dovremmo tutti prendere, cioè, memorizzarli ogni giorno nel nostro vivere quotidiano, dovremmo improntarci, certo. rispetto a casa, alla famiglia, a scuola, non copiare i compiti, eccetera, dovremmo memorizzarci. Non sono cose che sono state fatte ad hoc per partecipare a questo concorso, quindi noi siamo partiti sicuramente già tanti anni fa a ritenere doveroso partecipare anche a tutte le attività che si svolgono a livello territoriale. Il discorso anche di delle piccole regole che lei prima citava, no? Il fatto di potersi agire in maniera ordinata quando si scende dal punto piuttosto che lavarsi le mani prima di mangiare, sono stili di vita educati, affinché appunto i ragazzini possono diventare delle persone responsabili. Il vicario del dirigente che rappresenta il complesso di Pravis Domini, ma vanno soprattutto a voi ragazzi e alle vostre famiglie, a voi ragazzi che, come dicevo l'altro giorno, rappresentate un po' la nostra speranza quando saremo con
Complimenti dunque agli alunni della, diciamo così, della classe, delle, appunto delle classi che hanno partecipato a questo concorso, se, in particolare la primaria Buodo di Pravisdomi, agli insegnanti, avete visto insomma Maria Rita Esposito, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Chions, il sindaco intervenuto Davide Andretta e anche il questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odoriso, che proprio questa mattina ha tenuto questa conferenza. Andiamo con invece frazioni a quanto sembra abbandonate, ci trasferiamo a San Vito al Tagliamento con il dottor Valerio Delle Fratte, ben ritrovato. A voi. Cosa sta succedendo a San Vito? Sembra che le frazioni siano state così dimenticate? Beh, diciamo che a dispetto di quello che succede normalmente in campagna elettorale, in cui tutti si dicono pronti a dare un sostegno alle frazioni, a integrarle nel tessuto cittadino con delle opere che rispettino magari le loro peculiarità, la loro storia, la loro quotidianità anche, succede che poi una volta avvenute le elezioni queste vengono piuttosto dimenticate. Abbiamo parlato qui anche in altre occasioni di questo. Stavolta voglio soffermarmi su Gleris, perché Gleris è stata al centro dell'attenzione, se ricorda, nel corso della passata campagna elettorale, prima delle elezioni, con alcune opere richieste da tanti anni che miracolosamente presero vita negli ultimi giorni di campagna elettorale, e poi tutto si è fermato. È in programma una rotonda che non è certamente la salvezza, non sarà la salvezza di Gleris. A Gleris ci sono dei cittadini molto attenti, molto attivi, che guardano le cose importanti e che le segnalano. Noi riceviamo continuamente segnalazioni a proposito di allagamenti nelle case private o nei campi, presenza di animali molesti, l'assenza più che carenza di piste ciclabili che portino verso il centro, verso i servizi, problemi con i marciapiedi e via dicendo. E vediamo che il sindaco e anche altri sindaci dei dintorni sono invece più occupati a volte a pensare a cose che non sono di loro competenza. Tempo fa c'è stata la questione del direttore generale dell'azienda sanitaria, che non è una competenza dei sindaci, impegnati chissà perché a sostenere una certa posizione, per carità legittima, ma io credo che il dovere di un sindaco sia quello di occuparsi di amministrare il comune nel quale è stato eletto e per il quale è stato eletto, e non di pensare a cose che non riguardano il suo mandato. Quindi io inviterei davvero il sindaco di San Vito a fare di più per le frazioni. A Gleris ci sono dei problemi che sono arcinoti, e quindi a lasciar perdere invece altre questioni che evidentemente lo distraggono. Manca poco alla scadenza del mandato dell'attuale sindaco, ha il tempo per recuperare, ma non sprechi. È due anni esatti. Sono già passati tre anni dalle elezioni, sì, no, amministrative. Sì, non sembra, perché non è cambiato molto San Vito, quindi ci aspettavamo molto di più. È andata così, d'altronde si ha quello che si sceglie, insomma, quindi vedremo la prossima volta. Terremo monitorata la situazione. Grazie al dottor Valerio Delle Fratte, consigliere comunale a San Vito al Tagliamento, per Amo San Vito. Grazie ancora, dottore, per essere stato in nostra compagnia. Dottore. Andiamo in Veneto, dovremo avere l'ospite di Alessio Conforti. Non c'è, allora proseguiamo con il telegiornale. Sigilli a Lignano in un cantiere e ristorante, operazione dei NAS e dei carabinieri della locale stazione. Il servizio. Dalle prime ore della mattinata odierna i carabinieri del NAS di Udine, coadiuvati dai militari del comando provinciale di Udine e del nucleo elicotteri di Belluno, nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla procura friulana, stanno dando esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale, che ha condiviso le risultanze investigative fino ad oggi emerse a carico di un dirigente del comune di Lignano Sabbiadoro ed alcuni liberi professionisti ed imprenditori responsabili di abuso d'ufficio, falso ideologico e violazione delle normative urbanistiche. Le investigazioni hanno permesso di accertare che il dirigente ha rilasciato i permessi a costruire delle due strutture in violazione delle norme urbanistiche del piano di assetto idrogeologico, che prevede il divieto di costruire in aree fluviali, in accordo con i professionisti e gli imprenditori interessati.
Il sequestro riguarda due costruzioni site nel comune di Lignano Sabbia d'Oro. Si tratta del resort denominato Marina Azzurra, situato nell'alveo del fiume Tagliamento, che si estende per 120.000 metri quadrati, del valore complessivo di 40 milioni di euro, e una porzione del ristorante denominato Al Cason, anch'esso sulle rive del Tagliamento, del valore di circa 3 milioni di euro. Andiamo con il cittadino Giovanni Rampogna, che era desideroso, insomma, di rispondere, diciamo, per quanto lo riguarda, al quesito che poniamo in questa edizione. Non ha i requisiti di profugo, ma il giudice lo fa arrestare in Italia. Perché? Perché è ben integrato. Da condannare questo giudice o ha fatto bene? Ha fatto bene il giudice, e finalmente la magistratura si sta dimostrando attenta e severa nei confronti di coloro i quali sono persone per bene e che fanno il loro dovere come cittadini. La sicurezza non è fatta di armi di mitra, la sicurezza è fatta di servizi importanti per la società, servizi della scuola, dell'educazione, della famiglia e di altro. I servizi vanno garantiti perché fanno un buon vivere, un buon comportarsi nella società. Non possiamo pensare di fare sicurezza con i castighi, con le penalità, con i carceri, boia chi molla, eccetera. No, assolutamente. E poi questo ministro degli interni è ora che smetta di fare gli affari degli altri, che pensi a fare il suo lavoro, che poi il ministro degli interni non è una cosa da poco, e sono sempre a ricordare che il ministro degli interni, oltre a Napolitano, oltre a Andreotti, ci sono stati fior fior di ministri che hanno portato esempio di onestà, di rettitudine e di disciplina. Ecco, bisogna fare le cose con criterio, dare il giusto, e il magistrato che ha, diciamo così, a mio dire, ha dato una versione importante di innocenza, di perdono, chiamiamoli, diamogli il nome che vogliamo, ma dobbiamo senz'altro rispettare le persone che sono nello Stato italiano. Lo Stato italiano non è un qualunquismo e non è nemmeno un'altra questione, è uno Stato democratico fondato su una Costituzione democratica vista da mille aspetti e da mille situazioni. Quindi il magistrato, secondo me, ha fatto bene, perché ha voluto perdonare o sentenziare una mancanza che il ragazzo avrebbe commesso. E quanti di noi non hanno commesso degli errori nella propria vita? Ognuno di noi ha commesso degli errori, vanno tollerati, vanno accettati, se è necessario vanno anche puniti, ma in questo caso ha fatto bene. E la sicurezza, ripeto, non è fatta né di mitra né di altro se non di educazione e di disciplina. E quindi? Vecchio, alza la testa, che il potere te la rompe. Giovanni Rampogna, il cittadino, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Parlavamo prima di commercio, l'indagine che è stata, insomma, resa pubblica oggi al Teatro Mascherini di Azzano Decio, che riguarda lo stato di salute del terziario nell'Azzanese. Agnese Nascimben per noi si è recata al Mascherini stesso e ha intervistato i diretti protagonisti. Presidente, che cosa emerge dall'elaborazione dei dati effettuati dal Comune di Azzano Decimo in associazione con Ascom? I dati che abbiamo fatto monitorare sull'area oggetto di studio, cioè Comune di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chionsto, tutta l'area limitrofe ad Azzano, ha la finalità di capire quali sono le abitudini dei consumatori, e come funzionano gli eventi sul territorio, che risposte ci sono. Questa analisi ha la funzione di mettere in evidenza eventuali criticità ed eventuali positività, come è avvenuto per altri comuni tipo Maniago. Il tutto per dare la possibilità
agli imprenditori, agli stakeholder del territorio di far emergere tutte le più possibili immaginabili critiche, ma soprattutto anche individuare delle soluzioni, delle proposte per far crescere il territorio, per fare squadra, per renderci conto che il mondo è continuamente in cambiamento, ci sono nuove formule commerciali tipo l'e-commerce. Noi dobbiamo avere la capacità di reagire e renderci conto che le città, che i comuni sono delle realtà vive che devono essere mantenute vive, non possono essere lasciate al fenomeno della desertificazione. È stato un questionario molto interessante che proprio in un periodo nel quale stiamo analizzando diversi fattori economici e sociali al fine di redigere il nuovo piano regolatore ci ha dato alcuni indicatori importanti circa lo stato di salute del commercio locale. Innanzitutto emerge un panorama sostanzialmente positivo, vi è una sostanziale soddisfazione della nostra utenza e anche dell'utenza che dall'esterno poi fruisce su Azzano Decimo rispetto alla qualità dei servizi erogati. Questo non va confuso con quella che può essere la soddisfazione del commerciante rispetto al proprio fatturato, questo è un altro argomento che ovviamente va analizzato dalla categoria economica più specificatamente, ma sapere che gli esercizi commerciali forniscono e offrono dei servizi di qualità che sono apprezzati è certamente un indicatore importante, anche perché vi è una relazione bionivoca tra la qualità del servizio offerto dal commercio e l'attrattività del centro. Un centro attrattivo sicuramente porta persone che possono quindi spendere e di conseguenza, d'altra parte, se ci sono delle attività commerciali appetibili, anche il centro è più appetibile dall'esterno. Ecco, noi stiamo cercando di mettere in relazione queste due, come dire, questi due fenomeni e far sintesi proprio nel piano regolatore, andando a cercare una rete di collegamento proprio verso i centri e attraverso i centri che possa mettere ancora più in collegamento gli esercizi commerciali e l'utenza con gli esercizi commerciali stessi. Il Comune di Azzano ha messo in piedi già due azioni concrete, che sono innanzitutto l'azzeramento della TASI per 2 anni per chi si insedia nei locali vuoti in tutto il territorio comunale di Azzano Decimo, e la Giunta ha approvato giovedì scorso un bando da 10.000 euro che va in sostanza a sostenere quelle che saranno le spese che i commercianti vorranno sostenere per migliorare sia a livello estetico che funzionale la propria attività. Vorrei anche ricordare che dal 1° febbraio il Comune di Azzano Decimo ha un ufficio SUAP autonomo, che è lo sportello unico per le attività produttive, che funge anche così da consulente per quelle che devono essere le attività a livello burocratico svolte dai commercianti. Andiamo con Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini. Ben ritrovato. Direttore. Parliamo di circonvallazione perché mi sembra che sì, le grane non siano finite, tutt'altro, guardi, almeno per quanto riguarda la parte economica. È vero, direttore. Infatti la questione si è riproposta in maniera forte l'ultimo Consiglio Comunale di San Vito Tagliamento. Allora, ormai tutti i cittadini di San Vito sanno, la circonvallazione inizia il suo iter, il suo percorso nel 2003 con l'allora sindaco Gino Gregoris. E un po' alla volta, un gruzzoletto alla volta, le amministrazioni comunali, insomma, che dal 2001-2002 fino ad oggi hanno di volta in volta messo da parte un po' di soldini per finanziare l'opera. Allora, in quel tempo la giunta regionale aveva, come posso dire, chiesto al comune di San Vito, al sindaco di allora Gino Gregoris, di partecipare con proprie risorse al finanziamento dell'opera, al mettere da parte i soldi necessari per finanziare la circonvallazione. È chiaro che, essendo un'opera importante per il Comune di San Vito e non solo per il Comune di San Vito, il sindaco Gregoris e tutte le amministrazioni poi che sono seguite, va bene, hanno cominciato a mettere da parte i soldini un po' alla volta, e questi soldi hanno raggiunto la cospicua somma di 4.750.000. Credo sia un caso più unico che raro che in regione Friuli Venezia Giulia un comune metta il 20, forse 25% del costo totale dell'opera, che si aggira sui circa 20-25 milioni. Anzi, 25 milioni perché poi c'è stato il ribasso d'asta. E veniamo alla questione. Messi da parte i soldi, 4.750.000 su un totale di 25 milioni, fra regione e l'allora ex provincia di Pordenone,
È stata ovviamente fatto il bando d'asta, è stato fatto l'apertura, insomma, l'ha chiesto, insomma, la partecipazione di interesse delle ditte, e queste ditte hanno proposto ovviamente un proprio progetto con una propria riduzione della spesa. Questa riduzione della spesa al momento è stata tutta introitata dalla regione. Allora, giustamente si chiede, ma insomma, visto che l'opera è stata finanziata anche dal Comune di San Vito, visto che l'opera, va bene, è di, come posso dire, interesse non solo locale ma del territorio tutto della ex provincia di Pordenone e quindi della regione, visto che i soldi sono importanti per tutti, non solo per la regione ma anche per il Comune di San Vito, e visto anche che nel 2018, primi mesi 2018, è stato approvato, accolto un ordine del giorno in Consiglio regionale, proposto in quel tempo dal consigliere Gino Gregoris, dal consigliere Renzo Oliva, dal consigliere Daniele Gerolin e da altri consiglieri, dove impegnava la Giunta a finanziare opere collegate alla circonvallazione con i soldi del ribasso d'asta. Allora è chiaro che, insomma, dobbiamo un attimo guardarci un pochettino e dire, ma insomma, a fin di conti, quei 4 milioni e 750 mila che sono stati, diciamo, messi dal Comune di San Vito, visto che il ribasso d'asta ha raggiunto un importo notevole di quasi 5 milioni, insomma, è chiaro che ci deve essere una disponibilità a ritornare delle risorse, dei soldi al Comune di San Vito. Il Consiglio Comunale il mese scorso ha approvato, portato e approvato un ordine del giorno che è stato accolto, che impegna la Giunta, e sarà ovviamente anche mia intenzione proporre al Consiglio regionale un ordine del giorno dove impegna la Giunta a ritornare un po' di soldi nel Comune di San Vito per opere importanti che riguarda San Vito e non solo San Vito. Daremo ancora monitorata questa situazione. Grazie, direttore. Grazie davvero a Tiziano Centis, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia. Grazie. Parliamo adesso di un'operazione, la cosiddetta operazione Ghost Cars, da parte della Guardia di Finanza di Gorizia. Negli ultimi mesi, militari della Compagnia di Gorizia e della Guardia di Finanza, a seguito dell'intensificazione dell'attività di controllo del territorio e di verifica dei mezzi in transito dagli ex valichi di confine della provincia di Gorizia, dai caselli autostradali nelle principali città della stessa provincia, nell'ambito dell'operazione denominata Ghost Cars, hanno sequestrato 58 veicoli tra autovetture, autocarri e furgoni per violazioni al testo unico delle leggi doganali, ovvero al codice della strada. Per 37 di questi mezzi, immatricolati in paesi extra Unione Europea, non è mai stata richiesta la prescritta autorizzazione alla temporanea importazione per fini privati, in violazione al TULD, il quale prevede che i cittadini extracomunitari residenti in paesi dell'Unione e proprietari di veicoli immatricolati in paesi non comunitari devono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del veicolo prima di farne uso per fini privati nel territorio dell'Unione Europea. Si tratta di soggetti originari principalmente dei paesi dell'Est Europa, ma vi sono anche cittadini cinesi e svizzeri residenti da anni in 28 diverse province del Nord e Centro Italia. Spesso sono imprenditori o liberi professionisti, proprietari o utilizzatori di autovetture di grossa cilindrata. Ai trasgressori è stato contestato il contrabbando nell'importazione temporanea dei veicoli, come previsto dalla normativa doganale. Inoltre è stata accertata l'evasione dei diritti doganali tra IVA e dazi per circa 120.000 euro. L'operazione Ghost Cars, iniziata nel 2014, ha consentito finora di sequestrare 154 veicoli, per un valore complessivo superiore a 1.300.000 euro, con l'accertamento di diritti doganali evasi e sanzioni amministrative per 600.000 euro. I controlli, svolti dalla Guardia di Finanza di Gorizia, anche in collaborazione con il locale ufficio delle dogane, sono stati finalizzati a tutelare gli interessi erariali e a difesa dei cittadini onesti, che dopo essersi stabilmente trasferiti nel territorio italiano hanno regolarmente chiesto l'autorizzazione all'importazione temporanea dei veicoli immatricolati nei paesi extra UE, ovvero reimmatricolati in Italia, i mezzi esteri. Ci trasferiamo in Veneto, dovremmo avere l'ospite di Alessio Conforti. Sì, con Roberto Zanin a Porto Gruaro si parla dei lavori previsti per quanto riguarda la piscina comunale. Ovviamente c'è qualche perplessità sui tempi avanzate dalle minoranze, così Zanin? Sì, buonasera, non solo sui tempi ma anche sulle modalità di obiettivi futuri che potrà avere questo impianto.
Già siamo, a mio parere, in ritardo sulla sistemazione delle problematiche che verranno sistemate a iniziare dai mesi autunnali. Ottobre-novembre l'amministrazione ha dichiarato che sarà chiuso l'impianto per dar modo di rifare completamente la copertura e anche i nuovi spogliatoi. Il problema riguarda il futuro di questo impianto, perché così com'è non è, a mio parere, sufficiente a garantire una continuità e un incremento dell'afflusso di persone presso questo impianto. Avrebbe necessità, come è stato già programmato dalla nostra amministrazione ancora qualche anno fa, di concerto anche con l'associazione che gestisce l'impianto, di ampliarlo con una seconda vasca, per esempio, nella quale, all'esterno dell'attuale, nella quale vengono svolte attività di, per esempio, riabilitazione fisica, di nuoto per i bambini, di altre attività che possono dare un'alternativa al solo nuoto, chiamiamolo agonistico e amatoriale. Se guardiamo gli impianti nel nostro territorio, San Stino, La Tisana e anche San Vito o Alzano Decimo, già da anni hanno seguito questa strada. Credo che Portogallo, la piscina, dopo quasi 40 anni di costruzione, abbia bisogno di un radicale cambiamento anche di procedure e di modalità di utilizzo della vasca. Ovviamente al momento l'amministrazione è arrivata un po' tardi, con l'ultimo bilancio consuntivo circa un mese fa è stato deciso di utilizzare una parte dell'avanzo per 1.400.000 euro, che danno solo però la possibilità di riparare quelli che sono i danni creati dall'anzianità dell'impianto. L'importante è, come abbiamo chiesto noi, vederla in prospettiva, quale sarà la capacità di investimento su quell'impianto, considerando il bacino d'utenza attuale che è notevole. Per quanto riguarda i tempi invece? Per quanto riguarda i tempi, mi auguro che siano sufficienti i mesi di ottobre e novembre per chiusura, anche perché quando un impianto rimane chiuso, chiaramente è difficile recuperare a volte l'utenza che si vede precluso proprio 2 mesi, che sono comunque importanti, senza dare una certezza di riapertura nei termini previsti. Mi auguro che sia così, solo ottobre-novembre, che non sono comunque tempi stretti, ma sono abbastanza dilatati, insomma. Bene, grazie a Roberto Zannin per essere stato con noi. Linea che può tornare grazie. A Pordenone. Frode fiscale tra Italia ed Est Europa, 12 arrestate. A Nord-Est il servizio. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha scoperto una frode da 25 milioni di euro tra Italia ed Est Europa. All'alba i finanzieri hanno eseguito 12 misure di custodia cautelare in diverse regioni, tra cui Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Puglia, Campania ed Emilia Romagna. Le Fiamme Gialle stanno operando anche in Slovacchia, Croazia e Slovenia con il supporto della polizia dei tre paesi. I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di un'associazione delinquere ritenuta colpevole di frode fiscale e riciclaggio tramite l'emissione di fatture false per 25 milioni di euro e l'evasione dell'IVA per almeno 5 milioni. All'operazione sono stati impegnati 250 militari della Guardia di Finanza di Padova e di altri 23 reparti del corpo, che hanno operato in diverse province: Genova, Asti, Milano, Brescia, Trento, Venezia, Belluno, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Pordenone, Parma, Avellino e Lecce. Oltre ai provvedimenti restrittivi e a 100 perquisizioni, i finanzieri hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo per 8,5 milioni di euro finalizzato alla confisca per reati tributari e riciclaggio. Al centro dell'inchiesta un'associazione finalizzata, secondo l'accusa, alle frodi fiscali e al riciclaggio, con il coinvolgimento di 42 società nel settore della prevenzione antincendio e antinfortunistica, i cui proventi sono stati trasferiti nei tre paesi dell'Est Europa. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e frode fiscale. Tante le iniziative in città, a Pordenone, tante quelle che stanno comunque per partire, alcune sono già state avviate, tante partiranno. Tante quelle che sta seguendo in prima persona l'assessore Guglielmina Cucci, grazie, ben ritrovata. Tra queste Pordenone, treno Pordenone Viaggia, oltre appunto anche a Futuro Contemporaneo, che l'abbiamo presentato l'altro giorno in conferenza stampa. Allora, andiamo ovviamente per tematiche, io partirei da treno Pordenone Viaggia, prego. Sì,
Sabato 18 maggio, partendo da Trieste, arriverà a Pordenone il treno Pordenone Viaggia alla scoperta della città di Pordenone. È un'iniziativa che si caratterizza per un turismo lento, un turismo emozionale, un turismo esperienziale che di fatto corrisponde all'idea di turismo che l'amministrazione comunale, soprattutto l'assessorato al turismo, ha e che si concreta nella messa a sistema di tutto il territorio, ma soprattutto nella sinergia con tutti gli stakeholder locali. Il treno è un treno storico con locomotive a vapore e carrozze storiche degli anni 30 e appunto consente di attraverso tutti i quattro capoluoghi di provincia di scoprire, valorizzare e riscoprire soprattutto tutte quelle bellezze che con un turismo lento i viaggiatori hanno la possibilità di ammirare al meglio. Partenza da Trieste Centrale alle ore 8:30, fermate intermedie a Monfalcone, a Gorizia, a Udine per arrivare poi a Pordenone. E sottolineo anche che questo treno è l'unico treno che tocca a livello nazionale proprio quattro capoluoghi di provincia e questo mi dà anche l'opportunità di dire che il comune di Pordenone qualche tempo fa ha sottoscritto una collaborazione, una partnership, è la prima volta che succede a livello regionale, con i colleghi dei capoluoghi delle città di Gorizia, Trieste e Udine, proprio per creare una sinergia, per promuovere a livello regionale il turismo non di una sola località ma di tutte le località. Assessore, e sinergia anche per futuro contemporaneo, cambiando argomento, no? Mi sembra di capire. Sì, sinergia anche per futuro contemporaneo e lì mi consenta, l'innovazione è il tema, è il futuro oggi è già qui, si è detto ed è stato detto anche oggi pomeriggio nell'ambito dell'avvio di questo trittico incentrato proprio sulla contemporaneità, sui temi della scienza, dell'innovazione, della stampa anche. Ma mi permetta di dire che fare rete anche in ambito tecnologico, aziendale ed imprenditoriale, io credo sia il driver proprio del futuro. La vera innovazione è fare rete tutti assieme per raggiungere un obiettivo futuro che è comune e che è proprio quello di rilanciare e diffondere il territorio del Pordenonese. Mi permetta solo di dire una cosa, che noi sfidiamo il maltempo in agguato per il treno storico con una proposta ricca, diversificata e io spero che i visitatori che arriveranno a Pordenone saranno tanti, sicuramente troveranno una città che non si immaginano. Allora 18 maggio l'appuntamento per treno Pordenone Viaggia. Mi sembra insomma che le cose più importanti ce le siamo detti. Grazie all'assessore Guglielmina Cucci, assessore del comune di Pordenone. Grazie a lei. Tornerà con noi nei prossimi appuntamenti. Andiamo in Veneto, dovremo avere l'altro ospite di Alessio Conforti. Lucio Leonardelli, si parla di europee, e al di là di quelli che possono essere i sondaggi, ci sarà da capire poi, da toccare con mano, quello che sarà il peso del Nord-Est in Europa. Una porzione d'Italia che produce, una porzione d'Italia che merita di essere ascoltata. Come tutto il resto ovviamente, però siamo nel Nord-Est e giustamente facciamo dei ragionamenti sul nostro territorio. Beh sì, sicuramente il Nord-Est riveste un ruolo importante ovviamente all'interno del paese e deve necessariamente rivestirlo anche all'interno dell'Europa. Abbiamo una delle realtà, come dire, maggiormente produttive, soprattutto per quanto riguarda il tessuto nostro delle piccole e medie imprese, che devono essere naturalmente sostenute e supportate in ambito europeo. E diciamo che il modello Europa di oggi non è certamente un modello che favorisce soprattutto questo tessuto delle piccole e medie imprese, è un modello fortemente ancorato alle grandi banche, alle multinazionali, è un modello che deve essere modulato e all'interno di questo modello evidentemente è importante, a prescindere da quelli che saranno i risultati meramente politici e legati ai singoli partiti, ma è comunque un modello che deve essere in qualche modo, come dire, caratterizzato dalla presenza forte
delle nostre piccole aziende, delle nostre realtà aziendali che devono essere aiutate. Oggi abbiamo soprattutto per quanto riguarda alcuni settori, vedi l'agricoltura, vedi il problema della Bolkestein per quanto concerne il settore turistico, la direttiva appunto è una direttiva che rischia di mettere in ginocchio molti concessionari e molti operatori che sono l'asse portante del turismo, che ricordo è la prima economia della nostra regione. Se ne parla dal 2009, se ne parla. Sì, il governo attuale ha messo una, come dire, ha creato questa deroga che si spera non sia soggetto di una procedura di infrazione in ambito europeo, però voglio dire, ecco, ci sono diversi temi, diversi settori che devono essere quantomeno supportati e aiutati, e chiaramente una forte presenza, e io mi auguro che coloro che verranno eletti al di là dei singoli partiti possano fare veramente squadra per dare forza e dare maggiore peso a questa nostra realtà che ho indubbiamente in ambito europeo, ma questo vale anche un po' per tutto il nostro paese, non è che abbia contato molto fino ad oggi ed è, si spera, che con il 26 maggio ecco, ci sia anche un cambio di marcia e che si possa contare veramente di più, ecco, sostanzialmente. Bene, grazie a Lucio Leonardelli per essere stato con noi in linea Pordenone. E noi andiamo con Alvaro Cardin, già sindaco di Pordenone, esponente di spicco di Vivo Pordenone, ben ritrovato. Grazie. Due tematiche sicuramente importanti da affrontare, le abbiamo già affrontate anche con altri ospiti, gli alberi, questa insomma diatriba tra la maggioranza e alcuni esponenti dell'opposizione, poi il futuro di Piazza della Motta. Partiamo dagli alberi? E per gli alberi sia. Ecco, io credo che a un certo punto si debba innanzitutto abbassare un po' i toni e cercare di introdurre degli elementi di costruzione, diciamo, positiva attorno a tutte quante le iniziative che attorno appunto agli alberi vengono messe in campo. Questo per dire che cosa? Per dire che la questione è estremamente complessa e delicata. Io l'ho sperimentata sulla mia pelle a suo tempo con i platani di Viale Grigoletti e devo dire francamente che la sofferenza, diciamo così, di vedere quei platani abbatterli è stata una cosa veramente che non ha fatto assolutamente piacere. Però capisco bene che a un certo punto anche in quella circostanza bisognava intervenire perché le motivazioni erano talmente forti e talmente, diciamo così, importanti da mettere nelle condizioni la città di avere un accesso estremamente positivo e qualificante che appunto ha indotto naturalmente a sostituire. La sostituzione, diciamo così, ha nel tempo dimostrato la sua validità. Ecco, darei a tal proposito una cosa che secondo me è estremamente importante. La manutenzione, ecco, qui bisogna assolutamente attorno a questi alberi, ecco, garantire la manutenzione perché evidentemente le radici snaturano, diciamo così, alterano le caratteristiche stesse degli alberi e ovviamente dei marciapiedi. Quindi sotto questo profilo credo che si debba intervenire per tempo con le manutenzioni. Ma al di là di questa nota introduttiva, io credo che il discorso degli alberi vada visto non solamente come, diciamo così, strumento da utilizzare per quanto riguarda la progettazione, diciamo, di un nuovo modo di intendere la città, vada vista anche attraverso la sensibilità che la gente naturalmente ha attorno, ed emerge sempre di più questo fenomeno, alle vicende del verde, alle vicende della tutela, diciamo così, delle alberature e quindi del patrimonio degli alberi medesimi. Quindi sotto questo profilo io credo che una maggiore attenzione, prendiamo per esempio Viale Marconi. Viale Marconi secondo me non è, diciamo così, facile come qualcuno può pensare la eliminazione tout court di tutti quanti gli alberi di Viale Marconi. Una soluzione, diciamo,
perché le progettazioni non sono un dogma, evidentemente, possono essere riviste, possono essere conciliate con quelle che sono le esigenze e anche le osservazioni, perché no? Ecco, quindi un'alberatura, per esempio, nella parte centrale, no, va assolutamente mantenuta, quindi si possono eliminare, non eliminando gli alberi, perché si possono trasferire altrove, ecco, perché questo è importante, ecco. Però si può appunto cercare di mantenere la parte centrale con le alberature. Per quanto riguarda in particolare Piazza della Motta, è velocissimo, eh? Ecco, io credo che si possa dire veramente che le osservazioni che hanno fatto gli amici di Acquanova sono pertinenti, e quindi in particolare per quanto riguarda il discorso dei pioppi, ecco, al suo tempo eravamo addirittura intenzionati a rimuoverli anche nei pressi, va bene, del Noncello. Perché? Perché emanano questa sorta, diciamolo pure, di nevischio, ecco, estivo, che, va bene, non fa bene a nessuno. Quindi sotto questo profilo io credo che una riconsiderazione anche qui, molto garbata, molto opportuna, molto efficace per quanto possibile, vista con i progettisti, vista insieme con l'amministrazione comunale, evidentemente, che gestisce questo specifico settore, ecco, vada fatta. Perché? Perché la conciliazione e l'interesse della città va visto, diciamo così, sì dal punto di vista evidentemente di chi governa, ma anche dal punto di vista delle opposizioni. Quindi una ricerca, diciamo così, di sintesi fra le due componenti che governano la città è auspicabile. Grazie, ne parleremo ancora. Grazie ad Alvaro Cardin, vivo Pordenone, ricordiamo è stato già sindaco della città di Pordenone, poi ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Passaggio di testimone con Margherita Cusin, l'avvocato delle Codacons in rappresentanza del Friuli Occidentale, ci parlerà, mi sembra di capire, di telefonini. Telefonini sono di telefonia, telefoni, telefoni, telefonia e telefonini. Prego, avvocato. Sì, allora, siccome abbiamo visto che praticamente tutte le settimane ci vengono persone, utenti, che si lamentano di problemi legati ai contratti di telefonia, in particolar modo a tariffe eccessivamente onerose e non rispetto degli accordi, guasti che non vengono riparati, insomma le anomalie, i problemi sono molteplici, volevo appunto dare alcune regole per evitare di incappare in queste problematiche. Allora, innanzitutto quello che noi consigliamo è di evitare di cambiare troppo frequentemente la compagnia telefonica. Sembra un consiglio, diciamo, poco intelligente, perché uno dice vabbè, se qualcuno mi propone un'offerta più vantaggiosa, perché no? Il problema è che quando si cambia non è raro che insorgano dei problemi. Ad esempio, il precedente operatore non stacca la linea, lungaggini nel passaggio dal vecchio al nuovo operatore, ci sono problemi con il mantenimento del numero, soprattutto nel caso di telefonia fissa. Ci sono problemi nel senso che capita spessissimo che il vecchio operatore continua a fatturare, quindi ci si ritrova con due fatture e un unico contratto telefonico valido. Come fare allora per evitare questo tipo di problemi? I contratti di telefonia è bene farli di persona presso il negozio. Evitare assolutamente di farli telefonicamente. Molto spesso vi sarà capitato di ricevere offerte telefoniche. Attenzione, perché quello che vi viene proposto, che sono sempre cose allettanti, sconti, difficilmente, anzi per la mia esperienza, mai viene mantenuto. Cioè molto spesso la proposta telefonica è: ti diamo questo pacchetto, hai una tariffa fissa che è vantaggiosa perché altrimenti uno non andrebbe con loro, e si perfeziona questo accordo e mai si vede arrivare il contratto. Quindi ci si basa su una promessa orale e purtroppo molto spesso non viene mantenuta. Attenzione, perché inoltre bisogna stare attenti a come viene delineato il piano tariffario. Per quale motivo? Perché non è raro che l'offerta sia vantaggiosa però per un periodo di tempo. Quindi bisogna controllare nelle condizioni contrattuali, che attenzione non sempre sono allegate al contratto ma vanno scaricate in internet, se la proposta commerciale vale per un certo periodo di tempo.
spesso l'offerta vale ad esempio per un anno, trascorso il quale invece le tariffe aumentano moltissimo. Cosa fare nel caso di problemi? Allora, è obbligatorio, costituisce condizione di procedibilità, prima di adire qualsiasi autorità, adire la Corecom, che cos'è? Un istituto creato all'interno delle regioni, quindi per tutta la regione Friuli è competente il Corecom con sede a Trieste. L'istanza come si fa? Online ed è gratuita. E lì in internet si caricano i dati, è molto semplice e soprattutto gratuito ed efficace. In caso, insomma, vagliate queste possibilità che vi ha appena spiegato la nostra amica del Codacons, l'avvocato Margherita Cusin. Grazie ancora, avvocato, per essere stata con noi. Andiamo in Veneto, così chiudiamo questa prima parte. A seguire l'Osmer, la borsa, tutte altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine, da quella del Veneto. Il dopo telegiornale da non perdere. Ci sarà questa sera lo scontro tra candidati e sindaco del comune di Roveredo in Piano. Quindi da una parte Arrigo Buranelli e dall'altra Paolo Nadal. Saranno scintille assicurate. Prego a voi. Sì, grazie Alberto. Con Arnaldo Piton, che è candidato sindaco a Meduna di Livenza. Beh, un piccolo comune della Marca, ma con tante cose da fare, un po' come tante amministrazioni. La sintesi veloce del suo programma in 3 minuti. Beh, siamo un piccolo comune, intanto buonasera, grazie a voi, ma siamo un bellissimo comune che ha tanta voglia, da ultimo comune della provincia di Treviso, magari, non dico primo, ma piazzarsi sui primi comuni. Come programma abbiamo dalle piccole cose, quelle che sono l'arredo urbano, quelle che sono le manutenzioni, le luci e quant'altro, fino ad arrivare alla viabilità, quel famigerato semaforo che abbiamo sul Ponte Nuovo, cercheremo di eliminarlo, quello che è l'ampliamento della casa di riposo, una casa di riposo che siamo orgogliosi di averla, e quello che riguarda magari la riduzione delle tasse per quelle persone meno fortunate di noi, e tanto altro, senza pensare chiaramente al sociale e senza dimenticare i giovani e l'istruzione. Tema del territorio, tema anche insomma delle specificità territoriali, dove punterete? Beh, noi puntiamo intanto a quello che è la salute dei cittadini. Abbiamo un problema abbastanza grave di Eternit su un'azienda in centro paese, e abbiamo l'obbligo, insomma, anche da primo cittadino, la salvaguardia della salute pubblica dei cittadini, quindi andremo, credo, a agire immediatamente su quello. E poi, l'ho anticipato prima, sulla casa di riposo, perché abbiamo l'obbligo anche morale, l'ampliamento che è previsto, e quindi tenere salvaguardati e coccolati bene i nostri anziani. Bene, e ovviamente mancano pochi giorni, continuano gli incontri, immagino, un po' sul territorio. Sì, siamo molto contenti, abbiamo una squadra omogenea, preparata, di gente preparata. Abbiamo finito ieri nella frazione di Brische, quindi noi i nostri appuntamenti li abbiamo esauriti. Domani nell'auditorium di Meduna di Livenza, nel nostro bel municipio, avremo il confronto, il faccia a faccia, detto così, faccia a faccia, con la mia antagonista, organizzata da Confartigianato, e poi mi farò anche un pochettino di relax, un po' di volantinaggio che non guasta mai. Bene, grazie ad Arnaldo Piton, candidato sindaco a Meduna di Livenza, per essere stato con noi. Chiudiamo questa prima parte. Linea all'Osmer, la borsa, dopo il break ancora con l'informazione Udine e poi Veneto. Restate con noi, manca pochissimo. Buonasera, per quanto riguarda il tempo dei prossimi giorni, c'è un certo miglioramento tra domani e dopodomani, perché non avremo depressioni che torneranno invece sulla regione probabilmente da sabato. Quindi per domani cielo variabile su pianura e costa, dove avremo anche qualche schiarita, e temperature che saliranno nel pomeriggio intorno ai 20 gradi in pianura, 17-18 sulla costa. Sui monti cielo variabile al mattino, probabilmente più nuvoloso nel pomeriggio, c'è la possibilità di qualche breve pioggia locale, ma tutto sommato anche qui la giornata sarà relativamente migliore rispetto ad oggi. Per la giornata di venerdì cielo poco nuvoloso su pianura e costa, quindi prevale il soleggiamento sia sulla pianura che sulla costa, con temperature massime intorno ai 20 gradi in pianura, 18 sulla costa. Per i monti diciamo una giornata tra il variabile e il nuvoloso, c'è ancora la possibilità di qualche isolata e breve pioggia, più probabilmente verso il cadore.
Quindi sono due giornate discrete che però anticipano poi un fine settimana in cui probabilmente il tempo tornerà a peggiorare a partire da sabato, vedremo domani con che tempistiche, con che dettagli. E intanto diciamo che abbiamo, ed è già una novità, un paio di giorni senza piogge, che appunto di questo periodo è già tanto. Buona serata. Piazza Affari archivia una seduta sull'otto volante, l'indice FTSE MIB cede alla fine lo 0,14% e lo share lo 0,24%, recuperando con forza nel finale grazie alla possibilità che il presidente Donald Trump rinvii di 6 mesi l'avvio delle tariffe automobilistiche e questo per dare più tempo ai negoziati con Europa e Giappone. Il rumor riportato dall'agenzia Bloomberg ha spinto in positivo le borse, con Wall Street che ha cancellato le sue precedenti perdite. In Italia focus sulle tensioni sui BTP, in scia le dichiarazioni di Salvini circa il possibile sforamento dei vincoli UE sul fronte deficit e debito. Il Premier Conte inoltre ha alimentato le preoccupazioni in vista della legge di bilancio 2020. Evitare l'aumento dell'IVA non sarà facile, ha detto Conte. Lo spread BTP Bund in giornata è salito fino a 290 punti base, con il ministro Tria che è intervenuto in veste di pompiere definendo ingiustificate le tensioni sui titoli di Stato italiani. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN, è già pronto l'ospite, ma prima di parlare con il nostro ospite di questa sera, il treno dei servizi e poi andremo a capire di un'importante iniziativa che si svolgerà proprio sabato a Venzone, ma ne parleremo subito dopo i servizi. Grande successo per il debutto della stagione 2019 dei treni storici lungo la linea pedemontana del Friuli, Sacile-Gemona. Il treno dei Giardini ha registrato il tutto esaurito con la prevendita dei biglietti sold out 24 ore prima. Oltre 250 i passeggeri hanno raggiunto Sacile, il giardino della Serenissima, da Udine via Gemona. Qui sono stati accompagnati a visitare la splendida tenuta Vistorta dei conti Brandolini d'Adda, aperta in esclusiva per loro. Questa macchina qui. Come si è avvicinata a questa, questa? Sono un macchinista di Trenitalia, trasporto regionale, sono in Veneto. E l'abilitazione alla macchina a vapore è conseguita successivamente. Ma questa è una passione oltre che... Questa è una passione che mi ha portato a fare questo tipo di abilitazione. E le altre abilitazioni le ho fatte per mestiere, perché per forza di cose. Come i piloti d'aereo, quante ore ha di... Come pilota di aereo qua dipende, anche qui. Però diciamo che c'è il limite, perché il limite sulla condotta, quello imposto da, per tutti i treni, anche il treno a vapore è un treno normale come gli altri treni, quindi il regolamento è lo stesso. Velocità particolare, alcuni dettagli per quanto riguarda la sua manovrabilità. Questo tipo di locomotiva, che è una locomotiva che va al massimo 65 km orari, una locomotiva che prevalentemente veniva utilizzata per il servizio merci, qualche servizio viaggiatori, però prevalentemente per il servizio merci, quindi ha una velocità limitata ma una prestazione abbastanza elevata. Una macchina che sviluppava all'epoca circa 1000 cavalli, 980 cavalli per la precisione, e quindi adatta a fare quel tipo di servizio. I problemi ce ne sono, quali sono le difficoltà maggiori? No, la difficoltà maggiore su questo tipo di locomotive, tutte le locomotive a vapore, è la conduzione della caldaia, quindi il fuochista diciamo è l'anima della macchina, perché c'è da fare fuoco e... Quella è la parte principale. Il macchinista guida la locomotiva come questo. Qui c'è un modo di guidarla diverso rispetto ai treni che abbiamo oggi che circolano, ma c'è sempre da controllare la linea, i segnali e quant'altro. Il fuochista si dedica alla conduzione della caldaia. I rappresentanti dei comuni di Sacile e Gemona, comuni capofila del progetto, hanno espresso soddisfazione per questo successo nell'esordio 2019 della pedemontana del Friuli. Dati alla mano, ha registrato un alto gradimento del pubblico nonostante la giornata non favorevole. Prossimo appuntamento già domenica 19 maggio con il treno delle Orchidee da Pordenone a Osoppo, con la prevendita già attivata sui canali di Trenitalia.
È venuto a trovarci in studio Giampaolo Della Marina, che insieme ad altri amici ha confezionato qualcosa di particolare che si verrà presentato al pubblico e anche ai mezzi di informazione sabato 18 maggio a Venzone. Venzone e Rinato, allora ci vuole spiegare questa iniziativa? Sì, volentieri. Questa iniziativa è nata per far fronte a una lacuna che avevamo riscontrato nel corso, in particolare nel corso del quarantennale del terremoto. La lacuna è data dal fatto che a Venzone, a differenza di altri comuni terremotati come ad esempio Gemona, non vi era un racconto complessivo della ricostruzione di Venzone, di come è avvenuta, del retroscena anche della ricostruzione, delle motivazioni, cioè un racconto complessivo. Molte cose erano state scritte, anche molto autorevoli, come ad esempio dall'Associazione Amici di Venzone e da altri, ma non una cosa esaustiva e completa. Quindi è nata l'idea di scrivere un libro a più mani, con più autori, di cui sono il curatore, assieme all'architetto Maurizio Bruffato. Soprattutto mi permetta anche di far conoscere ulteriormente quella che è stata la Venzone pre, durante e post sisma del 1976, perché molto spesso, mi permetta di sottolineare, se qualcuno viene in Friuli non crede che ci sia stato il terremoto, crede che sia un'invenzione, no? Una fake news, perché vede tutto ricostruito, tutto sistemato, magari rispetto ad altre zone d'Italia. Invece attraverso queste testimonianze scritte e visive si racconta quello che c'è stato, possiamo dire, un vero e proprio spartiacque, no? Certo, la memoria non va perduta, quindi questo è essenziale ricordare, perché fa parte della storia. E come dice giustamente lei, un visitatore che oggi dice ma vabbè, dov'è la distruzione, cos'è successo qua, in effetti, come sempre il tempo stende una pattina che tutto appiana, che tutto livella. Non da tutte le parti, e per quanto riguarda il Friuli, chiaro, la ricostruzione è stata una grande operazione che noi, anche noi, definiamo epica, e molti la definiscono epica. Secondo noi, ad esempio, non esiste il modello Friuli, ma esiste un modello Friuli che ha saputo coniugare per diverse situazioni quelle che erano anche le esigenze della popolazione. Quindi uno dei protagonisti qua del libro sono sì coloro i quali sono i protagonisti della ricostruzione, che hanno dato vita alla ricostruzione, ma è anche la popolazione, sono anche le persone. Non per niente il libro è dedicato al professor Barardini, che è l'autore del piano, l'estensore del piano particolareggiato, e ai venzonesi tutti, che poi si sono veramente uniti in questo progetto, ciò non senza contraddizione, che sono ampiamente comunque illustrate anche nel racconto nel libro, che è un racconto a più mani, un racconto che si sovrappone. Il mio amico e collega architetto Bruffato dice un calendoscopio di situazioni e di cose, dove poi il quadro però si ricompone, la narrazione poi fa vedere il quadro completo, così come si può vedere oggi. Insomma, dalle parole ai fatti, mi sia consentito dire e esprimerlo attraverso il nostro canale televisivo. Sabato prossimo, ricordiamo alle 11, nella sala consigliare del comune di Venzone, ci sarà questa presentazione, dove ripeto per l'ennesima volta, ma ripetere non fa mai male, soprattutto a chi pensa e va a raccontare altre cose, conoscere, capire e soprattutto andare avanti, perché il friulano ha questa sua grande virtù e anche pregio: non si abbatte mai, non si abbatte, va sempre avanti. Sì, almeno a quel tempo così, certo. Così è accaduto. E questo serve a mantenere viva la tradizione. E così serve a te, faccio vedere l'invito, così si possono vedere anche gli autori con noi del libro, che sono Fiorenzo Valenti, il sindaco della ricostruzione, l'intervista Antonio Sacchetto, il sindaco dell'emergenza, la Miriam Calderari, l'assessore della ricostruzione, Giacomo Beorchia, Giorgio Pilosio e Ada Bellina. Io
ringrazio l'ospite, complimenti, in bocca al lupo, rimanga un attimo con noi. Grazie. Chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia, break pubblicitario e poi come sempre si continua con il Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto. In apertura la cronaca, non fa ingresso a scuola e sale su un treno diretto verso la Puglia, rintracciata una giovane studentessa. Protagonista una ragazza minorenne residente nella città metropolitana di Venezia. Ieri era uscita di casa per recarsi a scuola, ma all'interno dell'istituto scolastico non c'era mai arrivata, facendo scattare subito la segnalazione da parte dei genitori alla questura di Venezia. Subito la polizia ha iniziato la ricerca battendo la zona della stazione ferroviaria e allertando anche i colleghi della polizia ferroviaria. La ragazza è stata ritrovata in un treno diretto verso il meridione lungo la direttrice Venezia-Bologna-Bari. La polizia ferroviaria, sinceratasi della effettiva identità della ragazza, ha così potuto riconsegnarla ai genitori. Ebbene, alla base del gesto non ci sarebbero alcuni problemi particolari, se non la ferma volontà della ragazza di far visita ai suoi amici malgrado il diniego dei genitori. Gli agenti della polizia ferroviaria per il Veneto hanno incontrato circa 60 ragazzi dell'Emogliano Rugby dagli 8 ai 12 anni presso l'impianto di via Colelli. L'iniziativa, denominata Train to Be Cool, è stata ideata dal servizio della polizia ferroviaria per sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti da tenere sui mezzi di trasporto ferroviario e non solo, spiegando inoltre le criticità legate all'utilizzo di tali mezzi. Train to Be Cool, uno slogan in lingua inglese molto usata tra i giovani, che si presta a giochi di parole, diverse interpretazioni per veicolare il messaggio che il treno è il mezzo di trasporto più sicuro e verosimilmente più rapido negli spostamenti a breve e medio raggio. L'incontro è stato impostato proponendosi come soggetti a cui i giovani possono rapportarsi quando si spostano all'interno del mondo ferroviario. Il riferimento è ovviamente quello della Polfer. Gli atleti sono stati sensibilizzati e informati sulle attività che svolge l'agente della polizia ferroviaria, che all'occorrenza può diventare un punto di riferimento, un amico sul quale poter contare in caso di necessità. Si avvicinano le elezioni amministrative ed europee. L'Osservatorio Elettorale Regionale ha pubblicato sull'home page del sito web oe.consiglioveneto.it il facsimile della scheda per l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 per quanto concerne la circoscrizione del Nord-Est. La Regione approva le schede sanitarie, novità in arrivo anche per il Veneto orientale. Allora abbiamo sentito in collegamento telefonico il direttore generale dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale, Carlo Bramezza, che ci ha illustrato tutte le novità per quanto concerne i tre ospedali di Portogruaro, San Donà e Jesolo. Sentiamo. Carlo Bramezza, direttore generale dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale, approvate le nuove schede ospedaliere, novità in arrivo anche per il territorio, in particolar modo con i nosocomi di Portogruaro, San Donà e Jesolo per i prossimi 5 anni. Direttore, quali le novità? Noi abbiamo accolto in azienda con grande soddisfazione le novità approvate ieri dalla Giunta e il lavoro fatto dalla Quinta Commissione. Il Veneto orientale si trova da queste nuove schede ospedaliere rafforzato, con più posti letto, e sono state accolte tutte le richieste che avevamo presentato come azienda, e cioè in particolare l'ospedale Portogruaro, avere più posti letto nell'area medica. Ci viene riconosciuto di fatto a Portogruaro un nuovo primariato, un nuovo reparto per la geriatria, ci viene riconosciuto a Portogruaro un nuovo primariato per il trasfusionale, quindi il tema del sangue, della raccolta del sangue. Portogruaro ha sempre più posti letto in area chirurgica, viene rafforzata l'urologia con il dottor Amenta, il dottor Fidanza, sempre grande il dottor Turchetto, vengono dati nuovi posti letto, quindi l'ospedale di Portogruaro viene mantenuto il punto nascita e la pediatria.
quindi veramente una grande soddisfazione. Sandona di Piave, avevamo chiesto più posti letto nell'area chirurgica, ci sono stati riconosciuti e sono stati praticamente raddoppiati. La chirurgia di Sandona è una best unit, quindi chirurgia del seno. L'ortopedia di Sandona viene rafforzata con ulteriori posti letto, è il centro zonale del trauma, quindi le fratture di femore dei nostri anziani che noi curiamo entro le 48 ore. Jesolo diventa sempre di più ospedale della riabilitazione, è diventato un centro provinciale della riabilitazione, abbiamo posti letto riconosciuti non solo per la riabilitazione cardiologica, quella ortopedica, ma anche per la riabilitazione polmonare, che siamo partiti da poco tempo, e rimane il pronto soccorso che diventa punto di riferimento di punti primo intervento del litorale, Caorle, Cavallino, Bibione, quindi veramente ottime schede che ci fanno ben sperare per il futuro. Stiamo lavorando bene come azienda, il bilancio è a posto, stiamo facendo nuovi investimenti, stiamo acquistando grande tecnologia, penso ad esempio a Portogallo, robot chirurgico, stiamo anche facendo interventi strutturali sui tre ospedali, perché vogliamo che i nostri cittadini vadano sempre meno a curarsi all'estero o in altre aziende o in Friuli Venezia Giulia, sempre di più invece stiano con noi. Grande lavoro di squadra fatto dai primari, dagli infermieri, dai caposala, grande soddisfazione. Parliamo di sanità e andiamo a Portogruaro, perché oggi è arrivato il treno della salute nella città sulle rive del Lemene, è ovviamente la sosta nella stazione per offrire a studenti, persone e famiglie disagiate, ma anche frequentatori della zona, varie attività di prevenzione sanitaria. Nei vagoni allestiti appositamente per questa iniziativa, medici del CUAM e personale dell'azienda sanitaria sono a disposizione per fornire informazioni utili su alimentazione, attività motoria, tabagismo, alcol e screening cardiologici, ed ancora è possibile farsi misurare la pressione, la glicemia, il colesterolo, il peso, l'altezza, l'elettrocardiogramma o sottoporsi a una visita cardiologica se necessaria. Il treno della salute che ha fermato oggi a Portogruaro e lo farà anche domani dalle 9 alle 19. C'è un'ultima ora da Gruaro, perché un ciclista amatoriale di San Vito al Tagliamento è stato centrato da una macchina che poi si sarebbe allontanata dalla scena dell'incidente. Il fatto è accaduto attorno alle 18 in un momento centrale della giornata. Siamo a Gruaro, fuori dall'autostrada al confine con Porto Gruaro. Ebbene, c'è un'auto che è ricercata dalla polizia locale, che sta ovviamente seguendo la vicenda. Il ciclista, un 35enne, ha rimediato un trauma cranico, era cosciente all'arrivo dei soccorritori del SUEM 118 in serata, ora è sottoposto ad un attacco, ricoverato in osservazione all'ospedale di Porto Gruaro. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria di Pordenone, che ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di lesioni stradale e omissione di soccorso. L'auto ricercata è una Mercedes. Il comune di Jesolo ha incassato l'ok del TAR del Veneto, che ha ritenuto legittimo un provvedimento per ridurre la permanenza ai giochi proposti dai locali pubblici. In pratica la località balneare aveva introdotto nel proprio regolamento a tutela dei cittadini di fornire misure uguali per tutte le attività presenti sul territorio, con disposizioni che non consentono l'utilizzo nelle postazioni di gioco come le slot di elementi di arredo che consentano alle persone di sedersi, e l'impossibilità di applicare vetrofanie o pellicole oscuranti per impedire la visibilità degli spazi interni dall'area pubblica. Al TAR erano stati presentati due ricorsi che il giudice amministrativo del Veneto ha ritenuto di rigettare, dando ragione al comune di Jesolo. Oggi a Portogruaro, ospite d'onore del mondo del calcio, bandiera dell'Inter, campione del mondo, della nazionale italiana. Di chi si parla? Di Beppe Bergomi, che ha presentato il suo libro al Teatro Russolo in un incontro organizzato dal Portogruaro Calcio. Sentiamo.
con una leggenda del calcio italiano, lo zio Beppe Bergomi, è un tema quello importante, dall'oratorio alla Coppa del Mondo, la crescita di un atleta, la passione di un atleta con l'importanza di vedere sempre il proprio obiettivo. Ovviamente però dall'oratorio alla Coppa del Mondo di strada ce n'è tanta. Sì, guarda, ho voluto scrivere questo libro appunto perché ho sempre pensato che se uno voleva conoscere la storia di Beppe Bergomi la trova dappertutto, no? Su internet e tutto quanto. Invece quando mi hanno proposto di scrivere la mia storia da 0 a 18 anni, quando vinco il mondiale, e raccontare quello che ho fatto da ragazzo per raggiungere questo obiettivo, mi è piaciuta l'idea. E io dico sempre questa cosa qua, nel senso che non è mai stato un sacrificio giocare a calcio, perché ho sempre fatto la cosa che mi è piaciuta fin da piccolo, però per raggiungere degli obiettivi ho dovuto far fatica. La fatica vuol dire gli allenamenti, andare a scuola, la mia famiglia che mi ha dato sicuramente una mano e niente, tutto questo poi ti porta a raggiungere determinati obiettivi. Poi, come dico sempre, quel Signore ti dà una mano, perché nel senso ti ha dato delle qualità, e quelle qualità ho cercato di metterle a frutto. Ho sempre fatto il difensore, mio papà mi diceva: ma fai l'attaccante che guadagnano di più. Io dicevo: papà, questo so fare. E quindi uno step alla volta, insomma, pian piano siamo cresciuti, abbiamo cercato di raggiungere i nostri obiettivi, insomma. Poi la cosa bella è che li ho raggiunti abbastanza in fretta, nel senso perché il campionato del mondo è arrivato a 18 anni ed è stato un massimo traguardo, ecco. Quindi mi è piaciuto, ecco, quando mi hanno proposto questa idea sia Andrea Vitali che Samuele Robbioni, ho detto sì, ok, scriviamo questo libro. Che consiglio ti senti di dare ai giovani calciatori che intraprendono questa passione, questo sport, e anche per chi prosegue? Ma guarda, io dico che devono fare questo sport, prima di tutto si devono divertire, che è la cosa più importante. Puoi farlo con grande passione, perché se non lo fai con passione allora secondo me non riesci ad ottenere i risultati, e dare grande disponibilità al lavoro, che è della cosa e alla fatica per raggiungere i risultati. Se loro mettono insieme queste tre cose, secondo me riescono poi a trovare la loro strada, perché ognuno di noi poi c'è chi arriverà a fare il professionista, chi farà il dilettante, ma lo devono fare con grande disponibilità e con il giusto lavoro. Ecco, se mettono insieme queste cose qua, io dico sempre, l'ho detto anche quando allenavo l'Atalanta, no? Nel senso, ho allenato i Gagliardini, i Caldara, e loro hanno trovato la loro strada e adesso raggiungono i loro obiettivi e lottano per i loro obiettivi in Serie A, ma altri faranno la Lega Pro, la Serie B, e chi farà i dilettanti. Lo devono fare sempre con passione e divertimento, è la cosa migliore. Com'è cambiato, se è cambiato, il mondo del calcio in questi anni? Ma è cambiato tantissimo, cioè, se devo pensare ai miei primi anni 80, sia sotto la metodologia di allenamento, ma come si viveva il calcio allora. Ma io dico sempre questo, né meglio né peggio, perché nella vita bisogna guardare avanti. Quindi anche i ragazzi di oggi, io parlo dei giovani, ognuno di loro ha una chiave d'entrata, se tu ci sai entrare tiri fuori qualcosa di buono, ma la cosa importante per loro è avere degli esempi positivi. E nel mondo di oggi tante volte facciamo fatica a trovare questi esempi positivi, anche se ci sono da quel punto di vista, perché i ragazzi di oggi sono più svegli, sono più maturi rispetto al passato, quindi devono guardare a questo, insomma, ad avere degli esempi positivi che riescono a trasmettere quei valori che lo sport e il calcio sa trasmettere. Ancora sport, l'Under 16 del Volley Pulpiave è campione regionale, il Pulpiave Griffato Imoca ha ottenuto il secondo titolo regionale consecutivo dopo che il traguardo era stato raggiunto dalla GL Imoca Volley San Donà Under 14. A portarsi a casa il trofeo questa volta è stata l'Imoca Volley San Donà Under 16 nella finale giocata a Cologna Veneta. Le ragazze di Stefano Gregoris e Jessica Ghirardo hanno battuto l'Antea Vicenza per 3-0. Le San Donatesi hanno complessivamente concesso poco alle avversarie grazie ad una buona battuta e ad una organizzazione di gioco efficace. Ebbene, domani, giovedì 16 maggio alle 20.30 nella sala conferenze della Mostra Nazionale dei Vini a Pramaggiore ci sarà la presentazione del libro Il Vento della Grande Guerra su Pramaggiore, autori Simone Cusin e Roberta Romanin, con copertina di Nicola Grotto. 175 pagine che sono il risultato di ricerche durate anni svolte dall'ex assessore Romanin non solo in archivi locali ma persino in Croazia, Austria, Ungheria, il tutto ordinato e esteso da Simone Cusin, storico, professore della scuola di secondo
secondo di primo grado di Pramaggiore, un libro dedicato in particolare ai caduti della cittadina portogruarese, ma nel quale ci saranno anche testimonianze, una cronologia utile per avere un quadro d'insieme dei fatti principali della Prima Guerra Mondiale ed un'altra specifica del fronte italiano, curata con descrizione di avvenimenti bellici a Pramaggiore, corredata tra l'altro da aneddoti ed anche immagini. Domani mattina alle ore 9 a San Donà di Piave invece verrà inaugurato Terre Volute, il Festival della Bonifica in Piazza Indipendenza a San Donà. Dopo l'inaugurazione alle 10.30 all'Auditorium Leonardo da Vinci ci sarà un convegno con il tema dedicato al territorio per migliorare la gestione del rischio idraulico geomorfologico. A seguire, sempre all'Auditorium Leonardo da Vinci, riflessioni sulla legge regionale 2009 numero 12, nuove norme per la modifica e la tutela del territorio. Poi la giornata continua alle 20 a Cacorniani, si parla di Cacorniani, sempre in Piazza Indipendenza, un borgo, una memoria. E alle 21.30, sempre in Piazza Indipendenza, 6 gradi, uno spettacolo di e con Giobbe Covatta. Poi il festival si apre, quindi domani, e proseguirà venerdì, sabato ed anche domenica, ma ne parleremo nel corso dei prossimi notiziari. Grazie per averci seguito, vi lascio alle nostre previsioni del tempo e dopo il break pubblicitario torna Agorà ancora con l'informazione politica, con un focus sulle amministrative. Restate con noi. Giovedì, cielo alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni sulla pianura assenti, sui monti assenti fino al mattino, dal pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa 25-50% sulle prealpi, per piovaschi rovesci locali e medio-alta 50-75% sulle Dolomiti, per piovaschi rovesci sparsi. Temperature rispetto a mercoledì generalmente saranno in aumento anche sensibile, eccetto lievi diminuzioni notturne nelle valli, valori ancora sotto la media anche di molto, venti deboli o moderati a tratti con direzione variabile, mare da poco mosso a calmo col passare delle ore.